Noi ci vediamo spesso. Sì, speriamo di continuare a vederci, dai, anche le prossime. Parto da una battuta simpatica fatta da Kraja in settimana. Lo prendeva un po' in giro Lescano in uscita dallo spogliatoio. Kraja ha detto: beh, tanto Lescano segna, quindi è il buon umore, speriamo continui così. Insomma. Sì, no, dai, siamo un gruppo, come ho già detto qualche volta, di giovani e grandi, ci divertiamo e anche loro i ragazzi. E io gli dico sempre, scherzando, no? Ringraziate Dio che siete a Pescara Calcio, no? Fatevi le foto con la maglia, perché comunque vivono a Pescara, giocano nel Pescara e niente, e abbiamo sempre questo rapporto che si scherza. Quanto tempo è che non facevi tutti questi assist? I gol ci eri abituato, ma gli assist? No, gli assist mai, infatti già il quinto quest'anno, ci scherzo con Gigi Cuppone, che abbiamo un bel rapporto, che ogni partita gli dico: dai, oggi tu corri che la palla in qualche modo arriva. No, si scherza, oggi ha ricambiato anche lui il favore, niente, siamo una bella squadra, una bella coppia e abbiamo questo rapporto al ritiro, sono contento. La partita, partiamo dall'assist e poi andiamo a vedere i gol. Sì, una palla che ho ricevuto tre quarti campo, ho visto Gigi con la coda all'occhio che partiva, l'ho mandato di mezzo collo, lui poi è stato bravo a saltare il portiere. E dopo niente, due gol, il rigore, ecco che finalmente è arrivato come tutti speravamo, e l'ultimo gol anche Gigi, hanno fatto una grande azione lui, Giabua e Cancellotti, lui è stato bravissimo a mettermi la palla davanti, ho anticipato il difensore in scivolata, ecco questi sono i miei gol. Chiudiamo così, chiudiamo. Quanto è stato difficile consolare delle monache che voleva battere a tutti i costi quel rigore? Visto che ci hai parlato, gli hai fatto il sorriso, gli hai dato una pacca. No, Marco si è preso il rigore, però niente, penso che ci sono delle gerarchie. Io anche quando ero ragazzo devo sempre rispettare gli altri. Adesso diciamo che in queste categorie, in Serie A, in Serie B, in Serie C, diciamo che per i giovani è più semplice, diciamo che arrivano prima. Però niente, dai, giusto così che ti ha detto Marco? No, ha detto che voleva fare gol, voleva calciarlo lui, però bisogna dare tempo al tempo.